Bene, intervistiamo qui adesso un nostro amico delle imprese di pulizia e gli chiediamo cosa pensa di questa iniziativa. Bene. Cosa pensa che i ragazzi lavorino in questa maniera? Ma sono un po' sporcaccioni. Perché un po' sporcaccioni? Perché dopo lei deve pulire? Ma sporcano troppo. Sporcano troppo, sporcano. E c'è il capo qui, qua, il signor, il commendatore Cirillo. Ah, Cirillo, sì. Che è pronto perché sporcate troppo. Bisogna sporcare un po' poco perché sennò lui lavora troppo. Ah, per quello, perché lavora troppo. Ah. Comunque è contento che oggi proiettiamo un film e vendiamo questi libri che anche lei ha comprato. Sì. Lo leggeramo volentieri, il nostro sì. libro. Bene, grazie. Prego. Una scolastica sia funzionale all'attività didattica e alla conoscenza delle persone? Io direi essenziale. Essenziale perché in ogni caso all'interno delle mura scolastiche c'è sempre un atteggiamento falsato da delle insicurezze che nascono dalla sensazione della valutazione, dal senso del rapporto con l'istituzione, cose che molto spesso non avviene al di fuori della scuola. Sei venuto a conoscenza dell'esperienza di Asiago? Sì, e la provo. Secondo te, l'adesione degli insegnanti a tale iniziativa è stata adeguata oppure no? Parlando di me stesso direi che è stata nettamente insufficiente e pur approvandola dall'inizio non ero particolarmente convinto, se non altro della riuscita. Parlando degli altri miei colleghi dico che come è stata scarsa la mia è stata ancora più scarsa quella degli altri miei colleghi. Allora, credi che questa esperienza avrebbe potuto concretizzarsi senza la precisa volontà e l'estrema disponibilità di un insegnante? Io direi che se non ci fosse stato Michele Serra e la sua cociutaggine non si sarebbe potuta realizzare un'esperienza del genere e sarebbe stato un grave danno sia per gli allievi che per una crescita dello stesso sperimentale. La prossima volta allora ti impegnerai un po' di più? Sicuro. Grazie. Guarda, saluta. E ciao. Ferma Francesca, ferma. Che? Ferma, non toccare. Quindi come effettivamente l'uscire fuori dalla struttura faccia cadere certi condizionamenti e permetta un gioco molto più libero di interazione tra le persone. Quindi tu approvi l'esperienza di Asiago? Niente. Secondo te l'adesione degli insegnanti a tale esperienza è stata adeguata oppure no? Ecco, purtroppo l'adesione degli insegnanti è stata, direi, sì, è stata scarsa. È stata scarsa e c'era una formula, diciamo, dubitativa su questa esperienza perché soprattutto il giudizio era che poteva essere troppo condizionante per gli allievi trovarsi per tanto tempo a diretto contatto con gli insegnanti stessi. Allora, credi o no che questa esperienza avrebbe potuto concretizzarsi anche se senza la precisa volontà e la estrema disponibilità di un solo insegnante? Ripeto quello che ha detto Renato. Una grande testardaggine è stata sicuramente importante, speriamo che non sia più necessaria perché questo venga istituzionalizzato. Speriamo noi di avere con noi la prossima volta, grazie. E che altre classi lo facciano. Naturalmente. Voi, altrimenti sareste dei privilegiati. Giustissimo, e questo è lo scopo di tutti questi documentari in fondo. D'accordo, ciao. Ciao. Pensa che l'attività al di fuori delle mura scolastiche sia funzionale all'attività didattica e alla conoscenza delle persone? Sì, senz'altro. Nella nostra scuola l'attività fuori, al di fuori dell'aula scolastica, all'esterno della scuola, è stata sempre considerata funzionale alla formazione, diciamo, degli studenti, soprattutto quando l'attività svolta al di fuori della scuola si rapporta, si collega con l'attività scolastica e non ne resta estranea. È venuto a conoscenza dell'esperienza di Asiago? Certamente, se ne è discusso e se ne è parlato a lungo a scuola. La prova sì o no? In linea di massima sì, anche se io non vi ho mai partecipato direttamente,
ma ha ricevuto larghi consensi non solo dagli studenti ma da parte di tutti i docenti che nei vari anni scolastici hanno partecipato a quell'iniziativa collaborando con gli studenti e col professor Serra alla sua buona riuscita. Secondo lei l'adesione degli insegnanti a tale iniziativa è stata adeguata oppure no? Direi di sì, visto che gli insegnanti non sono mancati quando si è organizzata l'attività ad Asiago e hanno partecipato a tutte le attività che poi ad Asiago si svolgevano. Ecco, non so cosa poi si intenda, si potrebbe intendere altro, e per partecipazione si può intendere anche discussione relativa a questo tipo di attività che si svolgeva ad Asiago, ed anche le discussioni non sono mancate in seno alle nostre riunioni. Questa esperienza avrebbe potuto concretizzarsi senza la precisa volontà e l'estrema disponibilità di un solo insegnante? No, direi di no. L'iniziativa è nata dal professor Serra ed è stata realizzata in linea di massima sempre per l'impegno personale del professor Serra che l'ha patrocinata. L'adesione degli insegnanti non è mancata quando appunto questa sollecitazione c'è stata, anche in rapporto a una serie complessa di fattori, sia relativi agli strumenti organizzativi, sia relativi anche alla valutazione delle finalità di questa iniziativa e delle modalità con cui questa iniziativa veniva poi realizzata. Il problema è abbastanza complesso. Dal mio punto di vista, per esempio, ho sempre rilevato che una delle difficoltà che si presentava a un inserimento più completo di questa iniziativa all'interno delle nostre attività scolastiche era l'impossibilità, almeno finora, di farvi partecipare tre classi parallele piuttosto che due sole classi. Soltanto la partecipazione di tre classi parallele non sarebbe di ostacolo per chi non vi può partecipare, per chi resta a scuola, non sarebbe di ostacolo alla vita scolastica, non interromperebbe insomma quella serie di attività comuni alle tre classi che si svolge nel corso normale delle lezioni e che per altro verso dovrebbe svolgersi nella sede di questi convegni. Grazie professore. Marco, pensi che l'attività al di fuori delle mura scolastiche sia funzionale all'attività didattica, alla conoscenza delle persone? Beh, io penso di sì, perché l'attività fuori delle mura scolastiche è svolta appunto in un'atmosfera diversa, crea nuovi stimoli e quindi nuova voglia di fare, di conoscere, di studiare. Tu allora che hai partecipato, sei favorevole a un'esperienza come Asiago? Beh, ovviamente sì, sono favorevole perché è un'esperienza che mi ha lasciato un'impronta favorevole sia dal punto di vista psicologico che da quello puramente conoscitivo, didattico. Secondo te l'adesione degli insegnanti a tale iniziativa è stata adeguata oppure è venuta un po' meno? No, assolutamente, non mi pare che l'adesione degli insegnanti sia stata adeguata, anzi cioè, l'attività organizzativa è stata sempre incentrata sul professor Serra che ha cercato di fare un po' tutto lui, insomma. Non... Grazie Marco. Allora, innanzitutto io vorrei dire che è la prima volta che faccio una presentazione, per cui mi sento un pochettino emozionato e scusate subito in partenza, voglio dire questo. Dunque, la storia di questo libro è una storia abbastanza particolare. L'idea di fare un libro è stata abbastanza così, cioè, volevamo fare un fascicolo che potesse essere un ricordo tangibile di 5 giorni che abbiamo trascorso a Asiago. L'avevamo fatto anche l'anno prima, è venuto fuori un libretto di fogli scrostillati. L'idea era quella in partenza. Poi per scherzo qualcuno ha detto, ma perché non proviamo a fare un libro, proviamo a vedere se troviamo un finanziamento, se riusciamo a farlo bene, cioè fare un bel libro. Michele non ci delude mai, diciamo, forse non ci credeva all'inizio molto, però ha detto, vabbè, proviamo, c'era questo clima di utopia, nessuno ci credeva. Abbiamo cominciato, siamo andati in cerca del finanziamento,
abbiamo trovato le assicurazioni generali che, incredibilmente forse, cioè nessuno ci pensava, ce l'ha dato. Ci siamo trovati spesso per curare l'impaginazione, per la parte tecnica, vedere come strutturarlo questo libro, le foto da scegliere, insomma, è stato un lavoro che abbastanza, diciamo, lungo, ma che però c'è anche, man mano che si portava avanti, ci faceva sempre di più perché vedevamo realizzarsi questo progetto che in fondo era importante per noi, quello di vedere un libro così, cioè una soddisfazione per chi l'ha fatto, cioè per tutti noi della terza A e C. E così, alla fin fine, dopo 2 o 3 mesi, che da quando abbiamo cominciato a lavorare seriamente, diciamo, dopo l'idea, siamo riusciti ad avere questo libro così, abbastanza curato tecnicamente, sicuramente un bel libro anche da vedere. E siamo riusciti così, diciamo, a realizzare un progetto a cui tenevamo molto, che era quello di cercare di propagandare un'esperienza che per noi è valida. Cioè, noi ad Asiago siamo andati perché credevamo fosse utile andare e ci siamo tornati indietro maggiormente convinti di questa cosa. Cioè, il nostro scopo con un libro così era quello di dire a tutti che Asiago è una cosa che Asiago, con tutte le esperienze che vanno al di là delle mura scolastiche, sono esperienze che devono fare perché offrono nuovi stimoli e offrono nuove possibilità a ciascuno di noi di realizzarsi anche attraverso linguaggi nuovi, come potrebbe essere l'Asiago, la tecnica del mimo, la drammatizzazione. Abbiamo fatto 600 copie di questo libro appunto per riuscire ad arrivare un po' dappertutto ai genitori, che tutto sommato penso sapevano già cos'era Asiago, cos'era il nostro tentativo, perché l'avevano fatto. Abbiamo dato questo libro alle maggiori organizzazioni educative. Insomma, lo scopo era quello di propagandare, di documentare, soprattutto di verificare anche al di fuori della scuola un'attività scolastica. E penso, da quanto ne so io e da quanto sappiamo noi qui che hanno fatto il libro, che questa sia, se non l'unica, una delle poche attività scolastiche che è stata documentata. Sono usciti 2 fascicoli, il libro e un film, e che è stata verificata anche al di fuori della scuola. Ecco, non mi sembra di poter dire altro su come è nato questo libro, per cui eccolo qua. Allora, mi dicono di dire che all'interno del libro ci sono dei fuori programma, come delle poesie scritte sull'altopiano di Asiago, oppure da gente dell'altopiano, da gente che è venuta con noi a Asiago. Adesso ne leggiamo alcune. Questa piana di Asiago è a dimensione del genio planato di Dio. L'eco dei morti e dei vivi quassù è solitaria come una carezza sospesa, lo dice il vento, padre Arpa. Abbiamo lasciato sparire tanti sentieri, abbiamo lasciato prosciugare tanti sorgenti, abbiamo lasciato incolti i prati e i boschi. Siamo perduti sempre più nel deserto, in un esodo senza terre promesse. Ma la nostra terra promessa è qui, tra questi monti e questi sassi. Qui, contro oppressioni di schiavitù avvilenti. Qui, contro illusori idoli dorati. Qui, per accogliere le tavole di nuove antiche alleanze. Qui, per stillare latte e miele da questa dura terra. Sergio Bonanno. Case e condomini, paese che cresce di cemento, paese che muore di gente, muore di coraggio e di speranza. Muri costruiti su lavori precari, muri alzati sulla servitù di molti, con la prepotenza di alcuni per il lusso di pochi. Recinti angusti, attorno a giardini solitari, davanti a finestre chiuse in orgogliosi distacchi. Case e condomini, cinture di morte strette attorno a lente agonie in paesi smarriti, non assegnati. Ricordo, farfalle gelate, piange questo cielo e tante lacrime cristallizzano entro il mio cuore. Gabbia rombante, tu rubi alla mia valle questa bella gioventù. Rimarrà scolpito per sempre negli occhi un istante infinito. L'ondeggiare delle mani sigilla nel mio spirito un bene non umano. Ecco perché io guardavo immobile pietra millenaria stupito. Che importa che tu creda o no, quando cerchi il bene assoluto come me? Anche Charlie e Mary parlano in dimensioni diverse, ma io sempre le amo. E amo pure voi, immagini stupende di colui che è.
Poco prima ero morto, rubando un sorriso. Nel mio silenzio ho dato tutta questa mia povertà. Hai capito? È tutto. So che ora sei più ricco. Grazie. Ti chiamano ancora i caprioli, Giorgia, e i miei pini. E ti attende per sempre questo strano cuore. Elmer, si culla ora entro il mio spirito trasognato. Il tuo nome astrale, il tuo volto, e quanto di più vero sei, perché di certo so che qui ritornerai. È servito ad approfondire la conoscenza di alcuni argomenti, come la fiaba e il mito, che sarebbero rimasti senza alcun significato se non quello puramente scolastico. Pensiamo infatti che il seminario abbia un notevole valore educativo, perché è un modo diverso di studiare, è un argomento e darti soddisfazione, e soprattutto è un modo per conoscerci meglio, per conoscere se stessi e gli altri. Il film che noi abbiamo prodotto, con il coordinamento tecnico di Marco Frisalde, vuole essere una testimonianza più viva del nostro lavoro. Può sembrare un po' polemico, ma è necessario tener conto del nostro entusiasmo, dell'entusiasmo con cui è stato fatto. Infatti ci siamo ritrovati di un punto in bianco ad essere attori. Preghiamo comunque di scusare gli errori tecnici e soprattutto nel sonoro, che non è molto bello. Speriamo però che voi possiate apprezzarlo come documentazione di un lavoro svolto e soprattutto vuole essere un invito a discutere su questa esperienza e a far sì che non resti una cosa limitata a noi, ma che possa coinvolgere anche gli altri. Vorremmo ringraziare anche alcuni collaboratori che ci hanno aiutato nel nostro lavoro, per esempio Fabio Bonso e Fabio Businaro per averci introdotto alla tecnica del mimo, Mario Bolognese per averci aiutato nell'animazione, Ulderico Manani e Paolo Leoncini per l'apporto culturale sulla fiaba e sul mito, Patrizia che ci ha aiutato nella realizzazione del libro e ancora l'avvocato Prosperini nelle assicurazioni generali per averci permesso di pubblicare il libro. Prima il film realizzato dei gruppi di ricerca di classi prime, un film molto più breve intorno a una banda pesca, e poi, se finalmente abbiamo potuto finirle, una serie di diapositive per vedere qual è stato il cambiamento di Mestre da 100 anni a questa parte. Non promettiamo molto perché abbiamo avuto finora 200 inconvenienti tecnici. Scusate.